Un gravissimo lutto ha colpito ieri improvvisamente la nostra emittente. È morto all'età di 65 anni Gerlando, conosciuto come Gerry Butera, uno degli editori di TVA, artista apprezzato, musicista e grande amico di chiunque. Gerry aveva combattuto contro una patologia tumorale che aveva sconfitto, ma ieri un malore fulminante non gli ha lasciato scampo. Grande dolore sta accompagnando la sua scomparsa, la cui notizia ha fatto il giro immediato delle redazioni giornalistiche e dei social. Sempre avanti a tutti per lungimirante creatività, si distinse per essere stato un pioniere delle radio libere, prima con Radio Empedocle Centrale, con TVA, poi fondando insieme ad Arturo Cantella e Piero Licausi la TV, che divenne una realtà importante dell'informazione per l'intera Sicilia, essendo diventata copertura regionale. Gerry Butera fu un sognatore, uno dei grandi progetti che viveva accompagnando la sua esistenza con la musica. Musicista, infatti, compositore, cantante, riusciva a suonare qualsiasi strumento. Di una sua composizione, Amore is Love, si innamorò Bashir Johnson, che la portò alla ribalta del successo in America e non solo. Fondatore, insieme a Pompeo Platamona, del Museo della Musica, una preziosa collezione privata di strumenti musicali d'epoca. E ieri è stato il giorno del dolore per un numero incredibile di amici che Gerry aveva. Stupefatti e affranti dalla notizia, in tantissimi si sono precipitati nella sua abitazione increduli per dargli l'ultimo saluto, e con lo stesso stupore hanno scritto fiumi di parole ricolme di affetto sulla sua bacheca e ovunque fosse possibile lasciargli un saluto e un pensiero. Lo hanno ricordato in tanti modi, ma per tutti era l'amico sincero e vero, l'uomo leale e sempre pronto ad esserci, l'artista eclettico e raffinato professionista dalla risata contagiosa e dal buon umore pronto e genuino. Gerry era un concentrato di energie e qualità preziose e rare che tutti gli hanno riconosciuto e per le quali lascerà un vuoto immenso e incolmabile tra noi e le migliaia di amici che hanno avuto la fortuna di incontrarlo sulla loro strada. Grazie Gerry per tutto ciò che hai lasciato su questa terra. Grazie per aver seminato armonia e bellezza, note di gioia e risate e tanti buoni sentimenti. Nulla sarà più uguale a TVA senza di te, ma vivrai in ogni singolo angolo dello studio, della redazione, delle sale di registrazione per le quali esortavi tutti a mantenere un ordine quasi maniacale. Non amavi i fili volanti nelle scartoffie sparse qua e là. Un creativo ordinato e con il senso della bellezza anche nelle cose spicciole. Vivrai nella tua musica, nei filmati che ti ritraggono, nella tua voce che continuerà a riecheggiare nelle canzoni che hai cantato. Ti siamo grati, Gerry. Ti giungo il nostro saluto pieno di riconoscenza e apprezzamento, quello dei soci, della redazione, lo staff tecnico, degli infiniti amici che adesso piangono con noi la tua inaspettata e prematura dipartita. Arrivederci, noi vogliamo ricordarti così.